Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Argomento: il ritorno della questione del Collegio dei Vescovi contro il Papato. 29 settembre 1964. La minoranza tradizionale cattolica si organizza. Un voto d'insieme sulla collegialità dà come risultato 1624 voti a favore dei testi modernizzatori, 572 propongono delle modifiche e 42 li rigettano. Molte delle 572 richieste di modifica erano state preparate dal Cetus Internationalis Patrum. Minoranza, eh sì, quella che all'inizio del concilio era certamente la maggioranza tradizionale cattolica, dopo due sessioni e due intersessioni era diventata minoranza. 572 più 42, 614 su 2200 in totale. E ciò sia grazie al potere detenuto dai vescovi super progressisti nei centri di potere del concilio, sia, soprattutto, dalla massa di vescovi che obbedisce a chiunque detenga il potere, per una ideologizzazione della virtù dell'obbedienza che è diventata obbedientismo cieco. La commissione teologica affida allora alla sottocommissione sulla collegialità di rivedere il testo dello schema alla luce delle modifiche proposte. In questa sottocommissione siedono Monsignor Schriffer, Hextas, Folk, Magonza, Heuschen di Liegi, ma anche i padri Rahner, Ratzinger, Thiels, Denis, Miller. Ma molto rapidamente i membri del Cetus, come Monsignor Staffa, si rendono conto che la sottocommissione scarterà le richieste di modifica provenienti dalle loro fila. Allora Monsignor Staffa scrive a Paolo VI per lamentarsene e gli spiega al Papa che il testo previsto permetterà una interpretazione estremistica della nozione di collegialità. Lo scopo della sottocommissione sarà quello di far ammettere che l'unico soggetto del potere supremo è il Collegio dei Vescovi e non il Papa personalmente. Congiuntamente, 35 cardinali e superiori generali scrivono al Papa, mettendoli in guardia. Il testo che la sottocommissione sta preparando è effettivamente molto ambiguo. Esso tende a dimenticare il potere del Papa nella Chiesa. Risultato? Il Papa si rifiuta di credervi. Io me lo immagino Paolo VI. Ma i vescovi del Nord Europa sono amici miei. Io la penso quasi come loro e viceversa. Poi io ho fatto tante cose a loro favore affinché riuscissero a dirigere il concilio, che ora non mi farebbero mai fare la brutta figura in tutta la storia del Papa che ha avviato la depapalizzazione della Chiesa Cattolica. No.
Tuttavia, la vicenda è molto più interessante dello specifico di cui tratta, perché dimostra, al di là di quanto sottintende Casper con la storia della larga maggioranza modernizzatrice e della minoranza pervicace tradizionalista, che se anche un provvedimento del Concilio è deciso da una maggioranza di vescovi, in questo caso 1624, ciò non garantisce che esso sia buono, giusto e bello, ossia non garantisce l'infallibilità papale sul vero. La maggioranza dei vescovi può anche chi imbrogliare e chi sbagliarsi nel proporre un errore, come si è dimostrato un mese dopo. 9 novembre 1964. Un liberale estremista commette l'imprudenza di spiegare per iscritto come si potrà approfittare dei passaggi ambigui dello schema De Ecclesia dopo il concilio al fine di rimettere in questione il potere supremo del Papa. Tra l'altro, ecco un esempio di ambiguità malvagia inserita dai modernizzatori e non da Paolo VI per far contenti i tradizionalisti, come ha scritto Casper. Il successore di Giovanni XXIII, Papa Paolo VI, era fondamentalmente dalla parte della maggioranza. Ma cercò di coinvolgere la minoranza. E, in linea con l'antica tradizione conciliare di raggiungere un'approvazione, per quanto possibile all'unanimità, dei documenti conciliari, che in totale furono 16, ci riuscì. Ma si pagò un prezzo. In molti punti si dovettero trovare formule di compromesso, in cui, spesso, le posizioni della maggioranza si trovano immediatamente accanto a quelle della minoranza, pensate per delimitarle. Risultato, secondo Casper? Così, i testi conciliari hanno in sé un enorme potenziale conflittuale. Aprono la porta ad una ricezione selettiva nell'una o nell'altra direzione. Ecco un esempio di ambiguità malvagia inserita dai modernizzatori. 9 novembre 1964. Un liberale estremista commette l'imprudenza di spiegare per iscritto come si potrà approfittare dei passaggi ambigui dello schema De Ecclesia dopo il concilio al fine di rimettere in questione il potere supremo del Papa. Il documento cade in mano a uno dei 35 cardinali che avevano scritto a Paolo VI contro la collegialità e quindi è inviato a Santo Padre, il quale, leggendolo, scoppia in lacrime. Era stato ingannato. Ecco la situazione umana dei due papi. Giovanni XXIII era arrendevole. Ha rinunciato ai suoi schemi preparatori, curati in modo che il concilio potesse durare solo 2 mesi. Poi ha rinunciato alla sua costituzione apostolica Veterum Sapientia,
sull'obbligo dell'uso della lingua latina. Adesso Paolo VI, quando si arrabbia, scoppia in lacrime. Due persone deboli che hanno gestito il concilio in maniera debole, il quale è sostanzialmente degenerato dalle motivazioni alla durata ai testi dei documenti, perché era cominciato col proposito dell'aggiornamento della predicazione ed è finito col filo protestantesimo. Era stato preparato sulla base dei 2150 suggerimenti provenienti dai vescovi di tutto il mondo ed è subito iniziato con il controllo da parte dei vescovi del Nord Europa. Invece, i due papi precedenti, Pio XI e Pio XII, che sembravano dei deboli perché avevano rinunciato al concilio dopo che avevano lavorato alla sua preparazione, forse erano due persone prudenti e, paradossalmente, con la forza di rinunciare. 10 novembre, il giorno dopo. Paolo VI esige che lo schema sulla collegialità sia chiarificato in ciascuno dei suoi passi ambigui e, per evitare ogni falsa interpretazione, egli chiede alla Commissione Teologica di preparare una nota esplicativa preliminare in cui si ricorda che il Papa è l'elemento costitutivo necessario ed essenziale dell'autorità del collegio episcopale, ossia è il capo. 16 novembre, sei giorni dopo, Paolo VI dà lettura della nota esplicativa preliminare, che ricorda la dottrina tradizionale sul potere del Papa nella Chiesa. Egli esige l'assenso dei padri, dei 2200 padri del Concilio, sul suo contenuto. Quando vuole il mingherlino Paolo VI fa il Papa. 19 novembre, tre giorni dopo. Lo schema sulla Chiesa, rivisto in base alle richieste di Paolo VI e agli emendamenti proposti dal Cetus, è messo ai voti, insieme alla nota esplicativa preliminare. Viene approvato con 2134 voti contro 10. Casper nel 2013 ha scritto che Paolo VI era fondamentalmente dalla parte della maggioranza. Ed è abbastanza vero. Ma questa è pure la dimostrazione che su questa costituzione dogmatica del Concilio, Paolo VI era dalla parte della minoranza tradizionalista, che poi ai voti è diventata il 99,5%. Anche perché la famigerata larga maggioranza di Casper si è probabilmente vergognata del tranello teso a Paolo VI e, per non rischiare su altri argomenti filoprotestanti, che rimanevano da discutere successivamente, ha deciso di nascondersi nei voti a favore. Tanto ormai la battaglia era persa. E indagatore, qua c'è il prossimo video.